Mi dispiace, ma io ti guardo e ti parlo anche. Questa è la tua vita. Voi due avete un bambino, mia cara, non siete più al liceo. Quello non è Berger. Dove? Oh, cavolo, un aspetto orrendo. Sì, ho fatto orrendo. Sì, che sono orrenda, questo non è il mio look preferito. Oh, cielo. Stai andando via? Sì, ciao. Maledizione. Ero quasi arrivata nella zona di sicurezza quando... Eccolo là. Il mio equivalente emotivo del drammatico crack del 29. Aiden. Aiden. Ciao. Oh. Che sorpresa. Già, puoi ben dirlo. Sì, ho un bambino. E io un appuntamento. Beh, è davvero splendido. Questo è il bambino? No, non è il bambino. Questo in realtà è solo un pupazzo. Sì, è il bambino. Lui è mio figlio, Tate. Lo chiamo Mr. Tate perché gli somiglia molto. Vedi, calvo, occhi grandi. Sì, tu sei forte, Tate. Ehi, dove stavi correndo? A casa. Allora, va tutto bene? Io direi di sì. Sì, sto davanti a questo negozio di tessuti ad aspettare sua madre. Ti prego, non ridere, mi sono sposato con una disegnatrice di moda. Davvero? Sì, che vuoi farci? Già, gli scherzi del destino. Sì, Katie. È straordinaria. Non vuoi conoscerla? No, un'altra volta. Ora devo andare a casa. Certo. Ciao, Tate. Oh, cielo, Eden. È stata una gioia. Anche per me. Dovremmo prendere un caffè insieme un giorno, fare due chiacchiere. Sì, certo. D'accordo, ci sto. Ok. Ciao. C'è un tipo di appuntamento al quale non vedi l'ora di andare. E un altro tipo di appuntamento al quale tutti e due sapete che non andrete mai.